A Canicattì la prima marcia contro la violenza sulle donne il 5 ottobre. Dina Saieva, la forza delle donne ad organizzare, è stata la tua associazione in collaborazione con tutte le associazioni di Canicattì, ma abbiamo anche l'amministrazione comunale e la chiesa che hanno subito accolto questo appello. Sì, la forza delle donne, abbiamo pensato alla prima marcia contro la violenza dopo tutto quello che è successo, i fatti giornalieri che sentiamo, immediatamente ci siamo attivati con tutte le associazioni di Canicattì e i club che fanno parte sul territorio, hanno risposto positivamente, così pure l'amministrazione e il clero, perché dobbiamo essere l'unica voce per dire basta alla violenza, quindi non giriamo le spalle, aiutiamo la gente a denunciare, perché questa è la cosa primaria. Purtroppo nelle realtà piccole come le nostre è ancora più difficile che le donne trovino il coraggio di denunciare, anche perché qui, non solo a Canicattì ma in Sicilia, comunque le donne anche economicamente non sono tutte indipendenti e c'è anche questo che le frena. Quello lo so, però purtroppo deve cambiare, come diciamo tutti, la legge. Pian piano si stanno facendo delle modifiche normative, ci dobbiamo arrivare. La donna si deve affidare alle forze dell'ordine. Oggi c'è la possibilità di essere messe in una casa protetta senza che l'altra parte lo sappia, quindi denunciate. Quindi un appello, un messaggio che lancio a tutte le donne da una donna coraggiosa come te. Tutte voi donne, denunciate, perché ci siamo, non siete sole, lo Stato non vi lascia sole. Quando denunciate, oggi sappiate che la denuncia non può essere più tolta. Noi ci siamo, tutta la comunità c'è, quindi per ogni evenienza, mi raccomando, c'è il numero nazionale 1522. Di cosa si occupa l'associazione La Forza delle Donne? Si occupa di donne, quindi noi abbiamo all'interno dell'associazione, penso che ormai il territorio lo sa, un avvocato, una psicologa che in maniera gratuita quindi dà il servizio a una donna che ha bisogno d'aiuto. L'assessore Giuseppe Corsello, come ho detto all'inizio, l'amministrazione comunale non poteva mancare a questa importante manifestazione di sensibilizzazione. Indubbiamente è un momento molto significativo per la nostra comunità, dove tutte le associazioni, le tante associazioni presenti che fanno un grande lavoro a livello sociale, si uniscono per parlare di un tema molto importante, quello che è la violenza sulle donne. Oggi la strada è lunga, in quanto vi è un lavoro da fare da parte delle istituzioni, della scuola, la famiglia, la chiesa, le forze dell'ordine, tutti insieme hanno bisogno di interfacciarsi per portare avanti quella che è una strada, è un percorso sia culturale che morale insieme, un problema causato da una grande caduta di valori. E oggi le associazioni si uniscono per dire che sono sensibili a questo tema e che non bisogna abbassare la guardia, per dire alle donne di denunciare, per dire alle donne che le istituzioni, lo Stato sono dalla loro parte. Sicuramente è un momento importante, quindi noi ringraziamo tutte le associazioni per questa iniziativa che è veramente lodevole. Ciò che vogliamo sicuramente è che si faccia un lavoro continuo nell'educare in particolar modo i nostri figli ad avere un profondo rispetto della donna e di tutto, di tutti gli individui, degli esseri umani, delle cose. Quello che è importante è che ha bisogno la nostra società per crescere e che i nostri figli capiscono che attraverso la cultura, attraverso lo sport, attraverso l'unione si può crescere e si può andare avanti, facendo sì che i valori vengano portati avanti e condivisi da tutti noi. Il ruolo dell'associazione è questo e l'amministrazione è orgogliosa del grande lavoro che fanno. Grazie. Don Lillo, da sempre la Chiesa è stato il primo luogo dove le donne si sono rivolte in difficoltà. Oggi a Canicattì è ancora così, sono tante le richieste d'aiuto. È un mondo sommerso che non si conosce veramente la situazione reale di quello che veramente molte persone vivono, il dramma della violenza. E noi come comunità ecclesiale vogliamo essere presenti per scuotere queste coscienze, per dire no alla violenza delle donne, perché le donne vanno rispettate, va difesa questa dignità e noi ci siamo. Ma il mio pensiero è soprattutto per quelle donne
che non hanno il coraggio di denunciare, ma soprattutto siamo qui anche perché possiamo sradicare il male della violenza delle donne che è causata dagli uomini. Quindi bisogna partire da quel rieducare e sensibilizzare tutte le istituzioni e le associazioni per liberare questa piaga sociale, perché è diventata non solo una piaga sociale ma anche una piaga nazionale. Quante vittime infatti. Quindi quando le donne si rivolgono a voi, a Canicattì ce ne sono parecchie, come vi comportate? Non tutti hanno il coraggio di dirlo, viene sempre trapelato, ma nella grande delicatezza, con grande cose, con grande garbo, bisogna un po' cercare di ponderare certe situazioni. Ecco, si auspica che ci siano anche un centro qui nella città di Canicattì che per quanto riguarda l'emergenza si possa subito intervenire con assistente sociale o quant'altro, perché quando si parla di denuncia molti fanno il passo indietro, quindi significa creare un disagio enorme. Quindi questo sia un appello in cui si rafforzino certi organismi per intervenire subito su questa piaga. Alla manifestazione è presente la Proloco, con noi la presidente Giovanna Bennici. Quanto è importante oggi scendere in piazza contro la violenza sulle donne, soprattutto nelle città del sud dove le donne hanno paura perché magari non sono indipendenti economicamente a denunciare? Allora, la Proloco non poteva non accettare questo invito, perché queste manifestazioni hanno una finalità sociale molto importante. Servono anche a sensibilizzare le coscienze dei giovani e a maturare in loro una forma di sensibilità e di rispetto verso chiunque e soprattutto verso la donna. Purtroppo in televisione ogni giorno noi sentiamo, cioè non si fermano mai questi casi. Noi speriamo semplicemente che attraverso queste manifestazioni o attraverso anche delle forme di educazione possiamo, come dire, fare ragionare molte persone che hanno come ultima ratio la violenza. Il motto che noi abbiamo portato avanti in questa associazione, che era richiesto un motto per ogni associazione, era proprio questo: la violenza è l'incapacità di accettare le proprie sconfitte. Quindi una persona consapevole di essere una nullità, consapevole di essere incapace ad affrontare problematiche, problematiche sociali, problematiche economiche, problematiche affettive, come ultima ratio appunto usa la violenza. Noi ci auguriamo che attraverso, ripeto, queste manifestazioni qualcosa possa cambiare, specialmente nei giovani che crescono, e quindi speriamo tutti che abbiano una coscienza nuova. Lei infatti è anche un insegnante, a parte il suo ruolo importante nella Proloco, quindi questo lo inculcate giornalmente ai vostri giovani studenti? Sicuramente, noi nelle scuole facciamo educazione al sentimento, proprio perché la scuola ha un ruolo importante nell'istruire e nel formare i giovani a una mentalità nuova. Però noi abbiamo bisogno anche delle famiglie che ci collaborino, perché ovviamente i bambini, i ragazzi, il cattivo esempio lo vedono nelle famiglie. Noi come scuola la nostra parte la facciamo, è ovvio che famiglie ma anche le istituzioni, perché le donne spesso non denunciano perché hanno paura, perché si sentono lasciate sole. Spesso noi sentiamo in televisione che magari le donne hanno segnalato, hanno denunciato, però il fattaccio poi succede lo stesso. Chiediamoci perché. Evidentemente controlli delle istituzioni, della magistratura, della polizia, dei carabinieri, insomma gli organi competenti a tutelare anche la sicurezza di queste donne, viene meno ogni tanto. Ed è importante la presenza degli uomini stasera alla manifestazione per dire no alla violenza sulle donne. Sì, è molto importante, perché anche l'uomo deve capire che trattare la donna male, usare violenza sulla stessa è la cosa più errata che possa capitare, che possa fare, perché la donna va amata, va rispettata, va onorata. Quindi l'uomo che continua a maltrattare la donna, che non capisce questo quello che fa in una società, è da dire che non è un uomo ma è un nessuno che maltratta soltanto, e quindi non va rigettato per una città diversa, una città migliore, dove l'uomo deve capire che tutto va onorato. Grazie.